Ok, il vetro tolto, io il vetro, lo scolamento dei vetri lo faccio su un supportino che poi l'ho creato io, l'ho acquistato in una morsa, dove qua in mezzo l'ho messo dei tamponi di gomma, quindi quando vado a posizionare il vetro e lo schiaccio non ho rischio di danneggiare il vetro mentre che schiaccio, così vedete che è bello, bello fisso. Posizionato il vetro così, possiamo iniziare a pulire, fare tutta la procedura. Comunque la procedura di pulizia non vi racconto perché diciamo che è simile a quello di dietro, a parte che dobbiamo pulire anche questi bordini qua, che qua sporco c'è. Quindi bene, inizio, comincio a pulire, voi guardate quando c'è una cosa nuova. Visto che c'è molto sporco, uso un feltro che uso sempre per la roba sporca, quindi prima roba grossa che togliamo via, dopo non si trasmette un vetro un po' più pulito, quindi togliamo tutto qua. Diciamo che primo grosso torto. Usiamo sempre la nostra spatolina. Poi lo facciamo la pulizia subito anche dietro, così non c'è nessun rischio che dopo magari pulisce una parte e si trasmette dall'altra parte. Vediamo che questo, col vetro, non dovrebbe essere tanto sporco. Quindi partiamo subito con la lametta, con il racchetto. Si sente che c'è. E adesso lo puliamo anche i bordini con la paletta, così siamo sicuri che va via anche quello sporco lì. Grazie.
Diciamo che questo sarà un preultimo lavaggio, quindi spruzziamo qua del bordo, che vediamo che tutto quello che è sopra l'acqua porta giù. Ok. Dall'angolo. Stessa cosa qua. Adesso usiamo la nostra spatolina Turbo Yellow, cerchiamo di essere precisi. Ci prendiamo la nostra carta, mi raccomando, la carta quella che si usa per le mani, ma quella che non fa la polvere, come vedete quando lascia neanche un grammo di polvere, quindi lo asciughiamo tutto il vetro. Come lo vedete, questo vetro era stato già oscurato, ma questo è un oscuramento di fabbrica, viene fatto nel forno, quindi qua pellicola non c'è, però è poco, quindi si possono anche oscurare i vetri, quelli che sono stati fatti in fabbrica, oscurati in fabbrica. Ok. Bene, ultimo lavaggio e cominciamo a installare. Ultimo lavaggio qua. Bene, subito che abbiamo poca acqua, ma ancora possiamo lavare. Quindi, cosa facciamo? Spruzziamo l'acqua,
sempre acqua con Johnson, sempre 12 pompate su un litro. Okay. Vediamo la nostra pellicola. Troviamo la parte dove si attacca, tipo vedi, questa scivola vuol dire che è dalla parte interna, questa che attacca dalla parte di vetro. Bene, lo mettiamo la nostra. Facciamo il ritaglio. Bene, cosa facciamo? Visto che l'abbiamo, la pellicola la spostiamo, praticamente dovrebbe uscire 2-3 cm ogni lato. Ok, adesso qua spruzziamo la pellicola sul, mettiamo la pellicola con l'acqua, prendiamo la spatolina Turbo Hero. Allora, prima cosa che facciamo, lo rifiliamo la parte alta. Quindi, cosa dobbiamo fare? Prima dobbiamo bloccare, quindi tiriamo fuori tutta quell'acqua che c'è sotto. Ok. Così quando facciamo il taglio, la pellicola non si muove. Bene. Allora, adesso prendiamo il nostro cutter. Lo rifogliamo, diciamo, un po' in angolo, dove c'è l'angolo, facciamo un taglio da qua, da sinistra a destra, quindi lo infiliamo il nostro cutter tipo un centimetro dall'angolo, andiamo verso il bordo del vetro, l'appoggiamo la lama sul vetro e tenendo così lo spingiamo verso destra, così quando abbiamo la lama appoggiata sul vetro abbiamo un taglio bello preciso. Se magari vogliamo tagliare o sopra, cioè non viene mai dritto. Lì quando la pellicola va abbassata si deve vedere una bella linea dove finisce la pellicola. Ok, quindi facciamo così, vado di qua, l'appoggiato, e un tiro così. Ok, bene. Adesso andiamo a alzare un po' pellicola, prendiamo la pellicola, la buttiamo là qua sotto, la nostra pellicola possiamo anche buttare già fuori, la nostra pellicola diciamo che è già bella mobile, quindi adesso dobbiamo trovare in posizione la pellicola sul vetro, quindi non possiamo arrivare a mettere la pellicola proprio a pari dove finisce il vetro, perché quando il vetro si chiude e si alza entra dentro la guarnizione e lo tocca, quindi come dobbiamo sapere quanto dobbiamo abbassare la pellicola? La regola è quella, dobbiamo abbassare a modo che quando lo prendiamo il dito, nostro dito, e lo passiamo qua in quella maniera lì, non lo sentiamo la pellicola, vuol dire che quando va dentro guarnizione non tocca. Vediamo, vedete, se io lo lascio pari si sente, no, che tocca la pellicola, è troppo alta ma è pari, quindi l'abbassiamo diciamo un mezzo millimetro, cerchiamo di fare tutto pari, vediamo che quando lo tocchiamo qua non tocca e lo blocchiamo in quella maniera lì. Ok, bene, qua la misura presa, pellicola bloccata, adesso lo possiamo fare il altri due lati, sul lato destro e lato sinistro. Bene, spruzziamo di nuovo l'acqua qua sopra qua. Ok, allora adesso lo blocchiamo questa parte qua, così qua non si muove,
quindi quella bloccata. Facciamo stessa cosa che abbiamo fatto sopra, quasi l'appoggiamo sul bordo di vetro e le facciamo un taglio. Ok, bene, stessa cosa qua, però qua la guarnizione va tipo un centimetro dentro, quindi non dobbiamo starci a essere un filo precisi, perché comunque quando lavora fino a questa parte qua dentro la guarnizione non si vede, però facciamo un lavoro fatto bene. Adesso alziamo tutta la pellicola lì dove è stata tagliata, quindi da questa parte qua bagniamo con l'acqua. Adesso lo bagniamo qua e la nostra pellicola una volta diventata mobile. Cosa dobbiamo fare adesso? Allora, adesso dobbiamo fare due cose. Dobbiamo riprendere la nostra posizione in alto e dobbiamo spostare la pellicola verso dentro, quindi verso l'ultimo rifilo. Però qua, in teoria, dobbiamo avere questi 2 mm di distanza. In teoria dovrebbe essere così, ok? Però se noi dopo lo tagliamo di là e vogliamo fare un spazio anche di là, qua diventa così, quindi è troppo. Quindi cosa facciamo? Se l'abbiamo spostato e posizionato in pellicola che lei dovrebbe essere riposizionata in quella maniera lì, se qua ci sono 2 mm li spostiamo l'altre due, quindi li spostiamo l'altre due, quindi così lo blocchiamo la nostra pellicola sempre dalla parte alta, ok, bene, lo blocchiamo dove dobbiamo rifilare, ok. Adesso prendiamo il nostro cutter, li togliamo, cambiamo i segmenti, bene, lo prendiamo la nostra pellicola sempre appoggiato, lo facciamo ultimo rifilo, okay. Quindi un'altra volta, questo sarà, diciamo che lo alziamo l'ultima volta, quindi alziamo la pellicola, quindi dove l'abbiamo buttato via l'acqua lo mettiamo un'altra volta anche qua, e come lo vedete adesso quando prendiamo la posizione qua sopra e facciamo spostare indietro la pellicola, lo vedete che abbiamo 2 mm qua e 2 mm qua, quindi questo è già sufficiente. Ok, lo poniamo sopra con la pellicola. Ok, adesso lo blocchiamo, prima blocchiamo sopra e anche qua, poi facciamo una lettera C, quindi ci trasmettiamo in giù anche qua, ok, e adesso dobbiamo buttare via l'acqua finché non praticamente dobbiamo spostare tutto il materiale verso l'interno. Quindi cosa facciamo? Facciamo questa maniera, così, così, ok, anche così, così, adesso si vede che si stanno creando delle grinze, ok, bene, ma lo vedete? Ci sono create le tre grinze. Ok? Adesso vediamo che qua è rimasto un po' di materiale che non serve. E lo possiamo anche rifilare direttamente sul vetro. Ah, 2 mm ci bastano.
1. Bene, abbiamo queste tre canaline qua, adesso lo dobbiamo termoformare. Qua un metodo si usa quello chiamato Johnson's Baby, acqua con Johnson's Baby, perché qua non c'è bisogno di tanto di termoformare, sono tre canaline qua che ci mettiamo 2 minuti a farlo, però con questo metodo qua si potrebbe fare anche in noti posteriori, ma una cosa un po' più lunga, un po'... ci vuole un po' più di pazienza, secondo me, fare a quella maniera lì due notti posteriori non è un po' di perdita del tempo. Bene, prendiamo il nostro termosoffiatore. Sempre impostato a 380, ventola massima. Qual è la differenza? È qua che praticamente il phon dobbiamo trasmettere dalla parte dalla sopra in giù, quindi dobbiamo riscaldare in quella maniera lì. Quindi cosa facciamo? Iniziamo da sopra, riscaldiamo finché qua siamo ancora troppo alti, quindi possiamo ancora spostare leggermente su, anche qua. Bene. Le canaline cominciano a diventare doppie e triple, le possiamo sempre organizzare. Magari partiamo da quello in mezzo, riscaldiamo, lo vedete che fa la serpenta, lo tiriamo a metà e regoliamo, anche questa diventa la serpenta, regoliamo, faccio un'altra serpenta, tiriamo giù, qua serpenta, tiriamo a metà, dividiamo in due, riscaldiamo, serpenta, tiriamo, adesso è diventata piccola, quindi possiamo fare una, serpenta, tiriamo giù, questa, serpenta, tiriamo giù, regoliamo, serpenta, tiriamo giù, serpenta, tiriamo giù, tiriamo giù, tiriamo giù, tiriamo giù, questa, una bella grossa, tiriamo, dividiamo, possiamo anche spostare verso dentro, verso l'interno, ok, verso questo, verso rosso, mettiamo, ok, faccio anche questa. Possiamo controllare anche su, se viene fuori qualcosa lo possiamo chiudere, così dopo siamo sicuri che non ci dà dei problemi. Ok, l'ho controllata. Ok. E così il vetro termoformato. Una cosa fondamentale, che comunque mi sono scordato a dirvi, una cosa molto importante,
Adesso vi racconto. E le pellicole, quelle che sono fatte di polistrolo, non sono termoformabili in qualsiasi verso. Quindi le pellicole, quelle che vengono fatte, che vi arrivano in rotolo così, dovete lavorare solo in due versi, quindi lo potete termoformare o su o giù, mai destra a sinistra. Quando l'avete visto che l'abbiamo termoformato, queste canaline, lo cercavo sempre di, se l'ho visto qualcosa qua, di spostare verso interno da tutti e due i lati per avere la possibilità di termoformare in quella maniera su e anche giù e anche su. Quindi le pellicole sempre quando arrivano ad un rotolo, quando noi lo controlliamo da che parte dobbiamo applicare, sfogliamo la pellicola, l'attacchiamo e lo termoformiamo in quella maniera lì. O da centro in giù o da centro in su. Mai le canaline si escono così, mai cercare di termoformare in quella maniera lì, perché non viene. Si piega e dopo il pezzo da buttare via. Bene. L'abbiamo pronto il vetro e abbiamo pronto la pellicola. Adesso facciamo 2 minuti di pausa, che ho finito l'acqua, devo riempire, mescolare e accendiamo fra 2 secondi.